Il progetto TTT è un progetto di frontiera, si tratta di cercare di riprodurre l'energia del sole in laboratorio per avere energia a costo bassissimo, senza scorie e inquinamenti di nessun genere e utilizzando materie prime disponibili in maniera illimitata. Ideato per dimostrare la possibilità di produrre energia dalla fusione nucleare e proseguire l'obiettivo di un'alimentazione rinnovabile e pulita, il primo magnete del progetto ITER è Made in Italy. È stato realizzato dall'ASG Superconductors della famiglia Malacalza e svelato nello stabilimento della Spezia. Alto 14 metri e largo 9, pesa circa 300 tonnellate, più o meno come un Boeing 747 e ha la forma di una grande D. Questo magnete super tecnologico è il primo dei 18 destinati al progetto ITER, il programma che promette, entro 8 anni, di avviare la prima iniezione di plasma che consentirà di dimostrare che è possibile portare il sole sulla Terra, sfruttando energia dalla fusione nucleare. Altri 9, più uno di riserva, saranno assemblati alla Spezia e costituiranno il cuore del reattore a fusione nucleare ITER che è in costruzione a Cadarache, nella Francia meridionale. L'altra metà sarà prodotta in Giappone. Una volta montati dentro ITER, ai vari magneti sarà affidato un compito da far impallidire Prometeo: confinare il plasma combustibile, due isotopi di idrogeno come deuterio e trizio, riscaldato a 150 milioni di gradi. In tali condizioni, gli atomi si fonderanno, liberando un'energia che squaglierebbe qualunque materiale. Ecco perché le pareti di ITER non possono essere altro che un campo magnetico. L'Enea è orgogliosa di contribuire a questo grande successo in maniera diretta tramite ICAS fornendo il cavo superconduttore, in maniera indiretta fungendo come facilitatore per il sistema italiano che partecipa alla grande impresa ITER. Fra qualche anno in quel luogo potrebbe esserci una goccia di sole.